tornati con queste grandi partite. Sono partite importantissime per quanto riguarda l'Europa League, per quanto riguarda la primavera di Cup, perché era la finale d'andata, è la finale d'andata, e qui dobbiamo dire che vantaggio l'Inter per 1-0 a lo Juventus Stadium. Da dire, un Inter che ha avuto un sacco di problemi, che ha un sacco, un po' di problemi nella Viareggio Cup, e qui sta andando tanto. Ringraziamo i colleghi che hanno dato la prima rating cap, tutta l'hanno data. L'hanno data tutta la rating cap. In TV gratis naturalmente, perché era il TV gratis, non si può pagare un po' tutto. Quindi, allora. Quindi grande nome. Su me è un po' sbagliato, per me un po' sbagliato tutto, perché siamo noi più grandi. La grande radio è sempre qui con voi. E iniziamo tutto da ringraziare i vostri grandissimi ascoltatori meritevoli che ci sono sempre, e che uno è Simone, che ieri ci ha scritto la diretta gol di Champions League, e gli facciamo un buonasera. Se stai cenando, ceno in nostra compagnia, quindi. Se state cenando, se siete appena tornati a casa, non avete. C'è il pareggio Dortmund-Liverpool pari. C'è da pochissimo il pari del Dortmund, quindi Jürgen Klopp zittito dalla sua squadra. Prima era Klopp a zittire, adesso sono un po' anche i giocatori del Dortmund a zittirli. E i tifosi ovviamente. Vediamo, è un errore madornale. E noi siamo sempre in diretta. Sempre in diretta. Sempre in direct. Quindi. Mezzo come spazio corte Severen ci pago a me, primo tocco dell'attaccante dell'Inter, rimessa a fondo per la Juventus. Ecco, qui andiamo a dare anche degli aggiornamenti sulle altre partite. Quindi le partite, quindi siamo anche ad aggiornarvi altre indicazioni di rosso. Mia prima presenza, apparizione praticamente. Quindi stiamo dicendo secondo tantissimo. Queste squadre sono delle squadre fantastiche per noi. Siamo quasi al siamo mancano 5 minuti al 60esimo.
Andiamo a passiamo all'Europa League, così Sander, perché non si un bel po' al andiamo il calcio d'angolo battuto dalla andiamo nerazzurra monta cross, ci vuole provare, ci prova, vediamo, sbaglia il gol del Siviglia, il pareggio in questa estate Siviglia, grande palla gol ha avuto il Siviglia e l'ha sfruttata benissimo il gol, pazzesco pazzesco. Un grande gol, secondo me pazzesco, pazzesco, pazzesco. E quindi stiamo dando di tanto la conclusione. E noi vi ricordiamo un appuntamento in non trovo nessuna parte. La Champions League ritorna martedì, ritorna martedì, voi sapete. Però, ma noi faremo mercoledì, saremo in diretta e giovedì la UEFA Europa League di ritorno. No, pure il grande Siviglia che ha pareggiato il Siviglia, pareggiato un po' tutti. Dietro pure pallone cassata, palla malissimo vuota lì. Adesso ci spostiamo all'Europa League, allora palla per Siviglia che vuole attaccare, ma il Siviglia ci prova, il Siviglia vuole arrivare ma è stata rimpallata e riparte velocemente subito l'Atletico Bilbao che è già dall'altra parte. Andiamo a vedere cosa succede. Andare, andiamo, ed è mandata fuori, mandata fuori, mandata non il pallone, ecco. L'Inter prima era ben disposto in campo, eppure Magic Carlos Blanco. Prima del Capovilli lo anticipa l'Inter, è puntualissima l'Inter primavera. Allora è un po' più perché siamo un po' più per questa partita, fingere le complimenti all'Inter, complimenti al Siviglia stava sfruttando l'occasione, ma da quello che mi dicono quindi l'azione Iersi non ti sta giocando fase un istante possesso palla pure dai un grande palla per il Dortmund, grandissima palla per il Dortmund con Juventus, questo grande possesso palla prendo. Anche adesso siamo l'Inter nel programma da campo di possesso palla Doraemon, se ne vai di piedi, ancora palla per il Sevilla, quindi cross svirgolato, quindi vogliamo
Stiamo andando dappertutto queste grandi cose. Quindi io dal fondo per l'Inter qui, palla per il Dortmund. Bene in campo l'Inter. Io vorrei ricordarvi tutti gli appuntamenti importantissimi che ci sono, le nostre reti, parata del portiere del Borussia. No, era deliver Paul, che no, del Borussia Dortmund, quindi provato anche a dirvi tutto, perché siamo sempre noi, siamo sempre noi migliori, tutti quelli che sono con noi, capito? Capilli, lanciarsi ai rigore, filmato. Bravo questo ragazzo, è sempre presente questo ragazzo, quindi questo nostro andiamo. Alla fine gara d'andata, adesso c'è il calcio in funzione per il Borussia Dortmund, vediamo Jürgen Klopp sta pensando. Intanto ci spostiamo all'Atletico a Bilbao, per Atletico Bilbao via. Palla ancora per il Dortmund. Attenzione, fuori di un soffio la Juventus che sta sbagliando vicina al gol, fuori veramente di pochissimo, perché c'è il cambio per l'Inter Primavera. Non mettete paura, perché non è l'Inter che sta giocando, è l'Inter Primavera, la Juventus Primavera. Andiamo ad avere secondo le due partite, vediamo. Era vicinissima al gol il Dortmund, il Borussia di Dortmund. Guarda, sta muovendo benissimo. Allora, siamo sempre noi in diretta. La palla più possesso palla per Atletico Bilbao che per il Siviglia, mentre più possesso palla per il Liverpool che Dortmund. E quindi chi si vuole rendere protagonista, chi è che vuole continuare, chi è che vuole andare sempre, perché queste partite sono belle e emozionanti. Siamo al 60esimo come presa Juventus. Juguri se pone sui marco, quindi ora seguendo ancora queste grandi e partite, quindi bravo, quindi
andare ancora campioni di gioco, letto bene l'Inter, sì. Quindi, sì, che vantaggio. Stiamo, c'è gol del Bilbao, gol del Bilbao, 2-0 Bilbao, 2-0 Bilbao, un'azione fenomenale, questa, un'azione fenomenale, un'azione fenomenale. Aspetta, di ruolo laterale, posizione per la Juve, per la Juve Primavera, e sto palla tra Atletic, palla per il Bilbao, e se vediamo ancora attaccare, no, hanno fatto rivedere, no, non era gol dell'Atletic, quindi non è vantaggio Atletic, ma era, hanno rimandato un'azione, hanno ridato la visione dell'hanno dato, siamo dopo, quindi è iniziato, sta quasi al 70° minuto, cioè, quindi siamo più avanti di Dortmund, a Bilbao siamo più avanti di Dortmund. Andiamo a dire gli altri risultati. Altri risultati, allora, tra poco vi diremo i risultati, perché abbiamo, ecco, allora Viola, pressione, Simonetto, deviazione di Piaga, Mancek segnando, quindi stiamo ancora seguendo tanto, perché queste sono partite fondamentali, partite importanti, c'è un giallo in arrivo per dei giocatori del Siviglia, quindi allora siamo noi i padroni dello sport, siamo noi la radio sport dello sport, adesso siamo riusciti a farlo in tempo, due di special motori, ma domani c'è. Al 93° nella sfida tra Juventus Primavera e Inter Primavera, vediamo, c'è stato un cambio nelle file del Siviglia, quello che vediamo noi, sì, del Siviglia. Mentre non ci sono stati, non abbiamo visto ancora cambi finora a Dortmund, non abbiamo visto cambi. E noi siamo in diretta fino alla fine delle partite, fino alla fine. Le partite dopo ci sarà, come al solito, tutte le volte che c'è la diretta, ci sarà sempre la redazione che vi farà vivere tantissime emozioni. Farà conto quello che sono state le notizie più importanti della giornata dopo, e come ce l'ha fatta prima mentre eravamo in diretta, siamo dovuti collegare con loro, e da oggi in poi ci colleghiamo sempre con i colleghi della redazione se ci sono dei problemi, dato che siamo quelli della Giovanna Coccolò, quindi da Coccolo, quindi mancano pochissimi secondi al 90° per la partita tra Juventus. Allora andiamo a dire i risultati. Villarreal in vantaggio su Sparta Praga e rimane invariato Praga 0 Shakhtar Donetsk 1, mentre vi ricordiamo 1-1 tra Dortmund e Liverpool e tra Atletico Bilbao e Siviglia, quindi siamo in a Bilbao ha iniziato presto, quindi siamo già al 70°. Alle altre valle, ora Villarreal siamo al 63°, a Dortmund Dortmund siamo al 65°,
siamo più del 60, siamo al 79esimo, e poi vi ricordo a mettere a Braga siamo al 64esimo e a Villarreal siamo al 66esimo, mentre a Dortmund siamo al 66esimo. Un massimo di slalom, voilà, recupero di Gnanfi, si spera, andiamo a vedere Gnanfi in anticipo, signori, le azioni, tre recuperi iniziano nella partita prima del Ring Cup. Allora, palla ancora per l'Athletic Bilbao, bellissima palla, ancora Athletic, ci vuole però l'Athletic Bilbao. Fino alla fine vuole andare a segnare il 2-1, ci vuole provare fino alla fine, ma ancora palla per il Bilbao. Bilbao, palla per il Bilbao. Recupera subito il Sevilla, anche Sevilla. Quindi una, secondo noi una grande partite. Stiamo trasmettendo la Radio Cronaca, i miei Stadio Cronache. In esclusiva diretta con l'UEFA Europa League di Primavera Link Up, quindi abbiamo dovuto fare questo sforzo della Primavera Link Up. Primavera Link Up, gara d'andata della finale, la prossima c'è al San Siro. Quindi vi ricordiamo che si giocherà ancora, cioè, in area di rigore. Massimo, siamo ad Athletic Bilbao, Sevilla 1-1, e parte di Juané, e lancio di Nicolini, Sapia, ho l'opportunità di spingere, salto un primo avversario, in zona d'azione, pone Marinare di rigore, testa banco. Ha rischiato il tracollo la Juventus, quindi la Juventus che esce un tracollo, l'abbiamo furba intelligente, anche ma dovrà, avendo un vantaggio, l'Inter se la può giocare, può gestirla alla prossima, in caso se segnerà in casa potrà anche portarsi a casa, se segnare in casa potrà portare a casa la vittoria nella prima di capo, ma ancora non c'è una decisione per la Juve, sta gara larga. Nirola, corre Nirola, serve Castagnos, Amace lascia per Cassata, prendere al tiro da Castagnos, abili conclusioni, Favilli, ecco il portiere interista sta parato, grande partita, noi avremo anche l'arbitro dice che può passare, la Primavera Link Up vince con l'Inter in vantaggio 1-0, quindi la gara d'andata è d'andata perché in Primavera Link Up si fanno andata e ritorno. Capo. Noi vi ritroveremo. Vi ritroveremo a Stadio San Siro con la Primavera di Tiap. Ringraziamo tutti. Ringraziamo la direzione per averci mostrato per ricevere l'immagine prima di Tiap. Ringraziamo tutti per la Primavera di Tiap, è tutto. Chi ci ha seguito solo per la prima di capo è tutto. E rimanete sempre con le nostre frequenze che c'è un po' di Europa League. Quindi mi seguite, seguiteci per l'Europa League fino alla fine. Siete curiosi. Si chiama nostro nuovo importantissimo, quindi la Primavera Team Cup si conclude come qui la Primavera Team Cup. Noi
Adesso c'è solo la UEFA Europa League, quindi tra pochissimo ci dobbiamo soltanto salutare, visto che ci dobbiamo solo salutare. Ci siamo chiamati in questo istante e ci troviamo per il finale di tutte le partite di UEFA Europa League. Vi ricordiamo però il risultato della gara d'andata della primavera di Chiappa. L'Inter vince 1-0 e andrà a San Siro con un gol di vantaggio. Grazie per chi ci ha seguito solo per la primavera di Chiappa. Un saluto e un ringraziamento a tutti.